grazie per la vostra presenza e buon anno, e se mi consentite insieme a tutti voi vorrei, se fosse possibile, anche collegarci, se ci possiamo collegare, con la Sea Watch, con la nave che in questo momento reca 49 esseri umani che sono condannati dall'egoismo di questo governo nazionale a restare al largo perché non possono accedere ai porti. Da questo punto di vista noi siamo assieme all'operazione Mediterranea, siamo assieme a Mario Ionio, siamo assieme con loro. Il porto di Palermo è aperto, ministro Toninelli, smettila di fare il pupo nelle mani del ministro Salvini. Apri i porti d'Italia, dimostra che siamo un popolo civile e accogliente. Ciao a tutti e grazie di essere lì. Noi siamo a bordo della Sea Watch, stiamo parlando con gli ospiti, potete immaginare il clima. Sono più di 30 persone che venivano da esperienze tremende e che si trovano da 13 giorni a essere in mezzo al mare, in una condizione inaccettabile che avrebbe logorato chiunque, figuratevi persone che venivano già da esperienze molto, molto gravi. Chiunque fosse qua si renderebbe conto dell'assoluta insensatezza di fare di queste persone un simbolo della cattiveria delle istituzioni europee che, come accade a Palermo, non danno seguito a quelli che sono precisi obblighi internazionali che avrebbero nel portare quantomeno in salvo queste persone. Prima le persone si salvano, poi si discute. Pensiamo che tutti possiamo contribuire a parlare di questa parlando di questa vicenda, a farla sbloccare. Di conseguenza l'invito che facciamo è quello di consultare i nostri canali e di diffondere il messaggio. E ho davvero poco tempo, quindi mi limito veramente a un ringraziamento da palermitano e mi piacerebbe essere lì con voi, ma sono comunque con voi.